Buonasera Meloni. Buonasera, buonasera Mario, buonasera a tutti. Noi stasera battiamo e batteremo molto su un tema che so che le è molto caro, cioè quello della difesa dell'italiano, della bellezza, della ricchezza italiana. Però con lei voglio partire purtroppo da una brutta notizia, perché anche quel poco aiuto che avevamo, che abbiamo, rischia di finire. Cioè mi riferisco a quello della Banca Centrale Europea. Cioè l'unico aiuto che arriva all'Italia che è arrivato all'Italia in queste settimane è dal fatto che la Banca Centrale Europea sta comprando i titoli di Stato italiani. Ora, la notizia di oggi è che la Corte Costituzionale tedesca, da Karlsruhe, dice che non va bene, insomma, tre mesi come alle collaboratrici domestiche di tempo, e poi dopo bisogna ridiscutere. Quindi Giorgia Meloni, rischia di venire meno anche quell'aiuto ed è la Corte Costituzionale tedesca a deciderlo? Oh, la domanda è ottimamente posta, ovviamente, Mario, perché quello che accade oggi è esattamente quello che abbiamo denunciato per anni. Cioè una Germania che ritiene che l'Europa sia di sua proprietà, di sua esclusiva proprietà. Per cui tu hai la Corte Costituzionale tedesca che si mette a sindacare non sui provvedimenti che vengono fatti in Germania, ma sui provvedimenti che riguardano tutta l'Europa e segnatamente anche noi. Ricordo che l'Italia detiene il 14% della Banca Centrale Europea. Quindi quello che sta facendo la Banca Centrale Europea, che secondo me è sempre troppo poco, non è che lo fa per farci un favore, lo fa perché è la nostra banca centrale, è la banca centrale di tutti i paesi che sono parte della zona euro. E quindi io penso che il governo italiano debba farsi sentire in maniera estremamente pesante, perché questa è la classica goccia che fa traboccare il vaso, e perché, Mario, a me è chiarissimo dove si va a parare. E cioè? Dove si va a parare? Spieghiamo velocemente. Sì. Oggi il fatto che la Banca Centrale Europea... Allora, verso il MES, paesi... scommetto che mi dice verso... Oh. Però allora aspetti, perché io di questo voglio parlare dopo. Invece adesso le voglio parlare dei temi italiani e dei soldi dell'Italia, perché sta arrivando. Poi parliamo anche del MES e dei cosiddetti fondi di ricovero. Ma prima voglio parlare dei soldi italiani, perché sta arrivando, dovrebbe arrivare il famoso decreto di aprile. È 5 maggio e forse arriva il decreto di aprile. E i fusti come immobile. Vabbè, oggi, ma non è ancora arrivato, no? Ha detto metà settimana. E Conte promette altri soldi. Non è la prima volta, guardi questa clip. Abbiamo stanziato l'importo di 7 miliardi e mezzo. Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di 25 miliardi. Attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi. Disponiamo la somma di 4 miliardi e 3 e aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro. È una potenza di fuoco, è una cifra enorme. Abbiamo col nuovo decreto, quello da 55 miliardi. Ora, nuovi 55 miliardi. Io non le chiedo che cosa ci sarà, perché ancora non lo sappiamo. Le dico, ovviamente noi abbiamo più volte criticato, abbiamo ascoltato molti che criticavano Conte. La domanda è, lei pensa sinceramente che lei avrebbe potuto fare meglio in una situazione così complicata? Guardi Mario, penso che decisamente si sarebbe potuto fare meglio. Probabilmente se ci fosse stata non io, ma chiunque altro, o molte altre persone avrebbero potuto fare meglio. E meglio a... Innanzitutto non mentendo. Perché quando Conte dice mobilitiamo subito 400 miliardi di liquidità, sta parlando del decreto liquidità, va bene? E lui sa che quelle risorse sono impossibili da generare in quel momento in cui lo dichiara, perché lo sa quanti soldi ci sono attualmente sul decreto liquidità del governo, che dovrebbe consentire prestiti garantiti dallo Stato per 400 miliardi di euro. Un miliardo o poco più. 2 miliardi. Un miliardo per il mercato interno, 1 miliardo per l'export. Ora, al netto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, a me non risulta di aver mai sentito che possa esistere un moltiplicatore di questo tipo. 1 miliardo di garanzia statale non può mai
mai generare 200 miliardi di prestiti, e questo Conte lo sa benissimo, tant'è che lei vedrà che i soldi sul decreto, del cosiddetto decreto liquidità, arriveranno probabilmente con il decreto di maggio. Ma allora tu non devi metterti davanti alle telecamere a dire arriveranno immediatamente 400 miliardi di euro, se sai che quei soldi non ci sono. Però arriveranno anche i soldi a fondo perduto col decreto di maggio? Chi lo sa? È quello che stiamo chiedendo da settimane, da mesi. Io continuo a ritenere, Fratelli d'Italia su questo ha fatto diverse proposte, che tu non si possa dire a persone che hanno chiuso la loro attività, soprattutto piccola attività, per decreto, che l'unica possibilità che hanno è continuare a indebitarsi. Non lo puoi fare, perché moltissime di quelle aziende non sono nella condizione di indebitarsi ancora e preferiranno chiudere. E siccome noi stiamo letteralmente rischiando una desertificazione del nostro sistema produttivo, la priorità che abbiamo è garantire la continuità di queste aziende, fare in modo che quegli imprenditori non gettino la spugna, non si girino dall'altra parte, non dicano basta, non ce la faccio più. E invece i segnali che ha dato finora il governo e lo Stato sono segnali diametralmente opposti a quelli che servirebbero anche con il decreto liquidità. Perché Mario, quando tu fai un decreto per consentire che ci siano nuove risorse messe nel mercato, ok, messe nelle aziende, e consenti che quella garanzia dello Stato che stai attivando possa servire alle banche per rientrare dei debiti pregressi, certo, vuol dire che sei completamente pazzo. Racconteremo, vuol dire che non hai il senso della situazione nella quale ti stai confrontando. Ce la mettiamo la garanzia dello Stato, certo, anche al 100%, ma i prestiti devono essere nuovi, devono essere risorse nuove generate, messe sul mercato, che aiutino queste imprese. Invece no, basta che io ti do il 10% in più di quello che avevi già e c'ho la garanzia dello Stato all'80%. E siamo tutti buoni così. E più tardi sentiremo proprio la storia di un'imprenditrice che ci racconta proprio che le succede, sta succedendo questa cosa, e per questo rischia probabilmente di chiudere. Però nel decreto di aprile che arriva a maggio potrebbe esserci anche un'altra cosa, onorevole Meloni. Potrebbe esserci la sanatoria per gli immigrati. Si parla adesso, ormai si dice certo, non si sa solo se sarà nel decreto di maggio o in un decreto a parte, e non si sa solo se la sanatoria è per 600.000 o 250-300.000. Le risulta? Io spero di no. Siamo pronti a fare su una cosa del genere le barricate. Sarebbe una assoluta e totale follia, coperta da parte del governo con la scusa di voler aiutare il mondo agricolo, quando il governo italiano ha bocciato tutte le proposte che abbiamo fatto per aiutare un mondo nel quale c'è effettivamente una difficoltà per la raccolta nei campi. Abbiamo tra le altre cose chiesto la reintroduzione dei voucher per l'agricoltura, ci hanno detto no perché il precariato, per cui un italiano che volesse lavorare con i voucher nei campi in questo momento non potrebbe farlo. Invece l'immigrato clandestino lo regolarizziamo, lo facciamo lavorare nei campi, e poi chiaramente prendiamo queste 600.000 persone che aggiungiamo alle persone che hanno ovviamente bisogno di essere sostenute nei momenti di difficoltà dallo Stato, e aggiungiamo problemi da risolvere. A me pare assolutamente un'idiozia. Con i voucher non ci sarebbe stato bisogno. I voucher avrebbero risolto, l'abbiamo raccontato più volte in queste settimane, i problemi dei campi. Con i voucher e con magari facendo lavorare quelli che prendono reddito di cittadinanza. Guardi, queste due proposte che noi abbiamo confrontato con le associazioni del mondo agricolo erano ottimamente viste dal mondo agricolo. La prima cosa che le associazioni del campo agricolo hanno chiesto è la reintroduzione dei voucher. La seconda iniziativa che avevano visto di ottimo di buon occhio era quella di utilizzare chi già percepiva il reddito di cittadinanza per lavorare nei campi. Sono tutte proposte sulle quali finora ci hanno detto di no. Poi forse sul reddito di cittadinanza per il futuro c'è una timida apertura del governo, perché loro puntavano dritta la scusa per regolarizzare gli immigrati clandestini, perché loro anche nel mezzo della pandemia, del disastro, della milioni di persone, di italiani che stanno scivolando nella povertà, di un ceto medio che rischia di non esistere più, a loro non frega niente. A loro interessa solo di regolarizzare gli immigrati clandestini. Gli italiani regolari, quelli no. L'altro tema del giorno su cui la devo chiamare, il ministro Bonafede, il ministro della giustizia Bonafede. Tutto parte
dalla famosa scarcerazione dei mafiosi, ne abbiamo parlato tanto anche qui a fuori dal coro, oltre 300 criminali scarcerati, molti erano boss mafiosi, con il pretesto del coronavirus. E su questo avevamo chiesto la scorsa settimana le dimissioni del capo del Dipartimento, del DAP, del Dipartimento che amministra le carceri, e in effetti, anzi, falla sentire la clip, Donato, sentiamola. Io ho una cosa da dire a questo direttore del DAP. Secondo me quel direttore del DAP deve andare a casa. Bravo, l'hai detto tu per me. Francesco Basentini, direttore del DAP, appunto, che aveva firmato la famosa circolare contestata in base alla quale poi i giudici di sorveglianza hanno lasciato andare ai domiciliari, mentre gli italiani erano reclusi, hanno lasciato andare ai domiciliari criminali, si è dimesso. Però su questo si è innescata un'altra polemica, perché, come ha sentito, il ministro della giustizia è stato accusato in diretta televisiva da un importante magistrato, Nino Di Matteo, uno degli uomini simbolo della lotta alla mafia, grande magistrato adesso nel CSM, dice: io dovevo andarci io lì ad amministrare le carceri, al DAP, non ci sono andato perché i mafiosi fecero sapere che non erano tanto d'accordo, e quindi lancia un'ombra di sospetto pesante sul modo in cui il ministro fa le nomine. Salvini oggi, ieri, ha detto questo. Le accuse nei confronti del ministro Bonafede sono gravissime, anche perché arrivano da un uomo di legge e da un uomo di giustizia. Noi stiamo valutando i prossimi passi, è chiaro che uno dei due mente. Se mente un magistrato è grave, se mente il ministro della giustizia è devastante. Lei è pronta a presentare o a votare una mozione di sfiducia nei confronti di Bonafede? Guardi, sì, è un'ipotesi alla quale stiamo lavorando. Chiaramente, secondo me, ha un senso fare un'iniziativa del genere se, insomma, intanto le opposizioni, il centrodestra è compatto su un'ipotesi di questo tipo. Ne stiamo discutendo proprio in queste ore. Voglio dire questo, Mario, io non ho gli elementi nella polemica tra il ministro Bonafede e il giudice Di Matteo per inserirmi, perché quelle sono questioni delle quali noi non abbiamo tutti gli elementi, però abbiamo tutti gli elementi su quello che lei raccontava prima. Cioè abbiamo tutti gli elementi sul fatto che noi abbiamo avuto all'inizio dell'emergenza coronavirus delle rivolte nelle carceri, che avevano chiaramente una regia, perché scoppiavano tutte insieme. E quella regia, una regia così organizzata, poteva appartenere solo a certo tipo di criminalità. Di fronte a delle rivolte che chiaramente hanno come scopo quello di consentire che una serie di criminali, con la scusa del rischio di contagio da coronavirus, soprattutto se anziani, anche se per esempio in isolamento al 41 bis, potessero andare a casa, un ministro della giustizia normale che fa, secondo lei, il giorno dopo? Pene esemplari per tutti coloro che hanno partecipato a queste rivolte, e si spiega chiaramente che non c'è posto più sicuro al mondo per difendersi dal coronavirus dell'isolamento in un carcere. Ok? Ma, che a quel punto si poteva allargare a tutti i partecipanti. Ma lei sta dicendo quindi che ci può essere una relazione tra queste scarcerazioni alle carceri, cioè una specie Io sto dicendo una cosa precisa, sto dicendo che mentre il ministro della giustizia, dovesse dare un segnale chiaro dello Stato, di risposta dello Stato a una criminalità organizzata che tentava di utilizzare il coronavirus per tirare fuori una serie di criminali dalle galere, quello che di fatto il governo ha fatto, il ministro Bonafede ha fatto, è prevedere un articolo nel Cura Italia, un articolo del decreto che si approvava in Parlamento, nel quale si consentiva a determinate persone che rischiavano il contagio di andare a casa, che sulla base di quella norma il DAP ha fatto le circolari che ha fatto, che quella norma di fatto ha consentito a una serie di mafiosi, anche al 41 bis, di andare a casa. Quindi io non so dire quale sia la ragione per la quale il ministro Bonafede fa una cosa così
folle che abbiamo denunciato dall'inizio. Se sia incompetenza, se sia vigliaccheria o se sia collusione, non lo so. So che tutte e tre le cose sono obiettivamente incompatibili col fatto di fare il ministro della giustizia, perché a noi serve qualcuno che rappresenti lo Stato, la forza dello Stato, la capacità dello Stato di reagire e di frapporsi ai tentativi della criminalità organizzata. E quindi se si trova la compattezza del centrodestra, lei la mozione la sottoscriverebbe? È un'ipotesi, certo, alla quale stiamo lavorando. Ma a proposito di compattezza del centrodestra, naturalmente ci sono posizioni diverse, anche manifestazioni. Voi avete manifestato fuori dal Parlamento, Salvini ha manifestato dentro, su alcuni temi avete posizioni diverse. Lei risponde sempre: se avessimo idee su tutte uguali saremmo lo stesso partito, abbiamo idee diverse e quindi siamo partiti diversi. Però sulle questioni fondamentali occorre avere idee chiare. Quindi io la domanda è: nell'ipotesi di un governissimo, di cui si continua a parlare anche nelle ultime ore, la sua posizione è sempre contraria, e questa sua posizione sempre contraria potrebbe dire la fine del centrodestra, se una parte del centrodestra invece accettasse? Guardi, la mia posizione è sempre la stessa, Mario. Io non penso che fare oggi un governo che mette insieme, per intenderci, quello che abbiamo visto col governo giallo-verde e quello che abbiamo visto col governo giallo-rosso possa dare all'Italia delle soluzioni. Io continuo a pensare che noi dobbiamo distinguere la fase dell'emergenza sanitaria dalla fase della ricostruzione economica. L'emergenza sanitaria speriamo duri ancora qualche settimana. Secondo me aveva bisogno di un commissario straordinario e anche lì si è visto che non ci sbagliavamo. Ma la ricostruzione economica, Mario, richiederà anni. E richiederà una visione economica ben precisa. Io sto litigando con il governo perché secondo me tu in questa fase devi levare tutti i vincoli. Devi dire agli imprenditori: tu lavora, lo Stato non ti creerà problemi. Lo scontrino elettronico, la fattura elettronica, il tetto al contante, gli ISA, tutta questa roba qui. Non ti preoccupare, tu vai avanti, adesso lo Stato si ferma e ti spinge per aiutarti a lavorare. È una visione diametralmente opposta a quella di un governo col quale devo ancora discutere l'obbligo di contrattazione sindacale per mettere la gente in cassa integrazione. Ma come lo posso fare io, una ricostruzione economica seria con il PD e con Renzi o con i 5 Stelle? Ma io non condivido niente. Non condivido una visione di fondo, condivido una visione di fondo molto compatta con il centrodestra e penso che noi avremmo bisogno di un governo che ha davanti 5 anni, che ha una forza, una compattezza, una visione chiara, un programma deciso dai cittadini che possa aiutare a ricostruire. Quello che abbiamo visto finora non ha funzionato, giusto? Non funzionava il governo giallo-verde, non funzionava il governo giallo-rosso, perché dovrebbe funzionare adesso? Ma bisognerebbe passare per elezioni, che in tempi rapidi bisognerebbe passare per le elezioni, ma a un certo punto si deve votare anche per le regionali, no? E a un certo punto si tornerà a votare. A luglio? No, non mi faccia come Conte che mi disse a un certo punto: beh, ma come si fa a votare? Serve un vaccino. Io risposi: ma se aspetti il vaccino per votare abbiamo un problema. Ma a luglio si potrebbe votare? A luglio si potrebbe votare? Ma questo io non sono in grado di dirlo, Mario. Perché le regionali, perché qualche governatore chiede di votare a luglio, quindi uno dice... Beh, secondo me possiamo ancora prendere in considerazione anche questa ipotesi, ma non posso dirlo io con certezza. Io, a differenza del governo, non mi confronto ogni giorno con gli esperti, quindi insomma alcuni elementi mi mancano e non sono una persona che fa propaganda su queste cose. Però prima si può votare, meglio è, ovviamente. Allora, dobbiamo ancora parlare naturalmente di Europa, ma voglio parlare anche di Cina, delle accuse alla Cina, tra pochissimo, solo pochi minuti. Joshua, tu pensi che la Cina abbia mentito? È assolutamente chiaro che la Cina mente.
allora, cara onorevole Meloni, siamo ripartiti così distanziati, con la distanza, vede, anche sugli autobus, sui tram siamo partiti. Adesso parleremo di tutto il resto, della Cina e dell'Europa, ma prima le volevo interrogare sulla ripartenza. Allora la riporto a vedere com'è stata la ripartenza a Milano. Gabriele Madala. Sono le 5:25 del mattino, è il primo giorno della fase 2. Sono quasi le 7 del mattino qui alla stazione di Saronno. Le persone qua sul marciapiede mantengono la distanza. Sì, oggi c'è più gente. 2 settimane fa eravamo in 4-5 lungo tutta la pensilina. Si riescono a mantenere le distanze? Non lo so, perché dovrebbero esserci i bollini che non vedo. È il mio primo giorno. È il suo primo giorno? Sì. Ok, è un po' preoccupata? Un pochino sì. Sono le 8 del mattino, siamo in stazione Cadorna a Milano e arrivano i pendolari. Però il traffico sembra comunque contenuto. Rileva la temperatura corporea delle persone in transito. Ecco, questi quadratini verdi rossi che cosa sono? Qui oltre 37 gradi e mezzo centigradi genera un segnale acustico e la colorazione diventa rossa. In questo momento è in corso la sanificazione. Vedi, Alessandra? Qualcuno oggi ha preso alla lettera la fase 2 e ha iniziato a correre anche in mezzo al traffico. Questa è Stazione Centrale, siamo a Milano, oggi da qui partono 3 treni per il sud e sono tutti pieni. Dove è diretta? A Napoli, sono qui dal 29 febbraio. Ero venuta perché mia figlia doveva partorire, quindi sono rimasta bloccata. Dovevo stare 10 giorni, però sono dovuta rimanere per forza 2 mesi. Buongiorno, ma quindi oggi lei mi può fare un caffè e io lo bevo fuori? Sì, sì, si può fare. Finalmente si può di nuovo bere il caffè del bar. E oggi ha scelto l'auto perché si sentiva più sicura? Sì, decisamente. Lavoro in smart working. L'azienda da oggi non è obbligatorio, ma suggerisce di stare a casa. Okay. E tra i suoi colleghi? Tutti a casa. Buona giornata. Ecco, io penso, onorevole Meloni, che gli italiani si siano comportati con grande responsabilità in questa vicenda. Non sempre le indicazioni sono state chiare. L'altro giorno su un giornale ho letto, per interpretare una norma, c'era scritto così: c'è il limite di 2 persone per auto, distanziati di almeno 1 metro, uno seduto davanti, uno dietro. Se c'è solo il conducente, deve tassativamente essere seduto davanti dal lato del volante, che mi sembra surreale. Ho mandato un inviato al servizio, lo faremo vedere dopo, ma gliene faccio vedere solo una clip, fra Marche e Abruzzo, perché c'è un signore che ha un orto diviso a metà dalla regione e non riesce ad andarsi a raccogliere l'insalata nel suo orto, guardi. Il signor Michele possiede un orto diviso a metà da un ruscello. Una parte si trova nelle Marche, l'altra si trova in Abruzzo. Adesso è tutto ingolto, perdo pure i carciofi, le verdure. E sì, perché il decreto del governo è chiaro, vietato passare da regione a regione. Poi siamo andati a raccogliere a noi l'insalata, cioè, però, e quindi lo faremo poi vedere. No, ma dicevo, cosa c'è stata? Troppa autonomia, troppa poca autonomia? Che cosa è successo? Perché non è chiaro nulla. Guardi, secondo me c'è stata una incapacità sostanziale a dare dal governo centrale informazioni chiare o comunque a fare cose che avessero in alcuni casi, voglio dire, un senso compiuto. E noi ci sembra normale, ma sono settimane che i cittadini apprendono i loro diritti dalle conferenze stampa del Presidente del Consiglio. Perché noi siamo in una nazione nella quale la Costituzione di fatto è sospesa, le leggi non fanno più testo e arriva Conte e ci dice: vi consentiamo questo, non vi consentiamo quello, e tutti davanti al televisore a guardare le conferenze stampa per scoprire se puoi respirare, se puoi avere un orto, se puoi prendere la macchina, se puoi sederti al lato del guidatore o a quello del passeggero. E poi dicono: le conferenze stampa di Conte sono molto viste. Ti credo, ormai sono la fonte primaria del diritto in Italia. In Italia ormai la fonte primaria del diritto, ma Mario, sono le FAQ.
Ha presente le risposte alle domande frequenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Sono le nostre leggi di riferimento, il che è una follia. E anche su queste riaperture si è fatta una confusione, secondo me, assolutamente intollerabile. Tra l'altro non finisce per generare ansia, difficoltà, problemi, perdite di tempo. E io non sono d'accordo con alcune scelte che sono state fatte. Ho detto e ribadisco che secondo me è assolutamente sbagliato immaginare di poter riaprire per settori. Ma che hanno fatto di male quelli che hanno un codice Ateco sfigato? Ma lo capiamo che un ristorante che ha un grande giardino è più sicuro di un supermercato piccolo? Lo capiamo che dipende da che cosa puoi offrire in termini di sicurezza. Perché il governo non si assume le sue responsabilità, la politica non si assume le sue responsabilità e dice questi sono i protocolli, adeguatevi, chi si adegua riapre, ma magari differenziando. Voi avete fatto, tra l'altro, perché una delle accuse che fai dice vabbè, è facile criticare, no, quando si sta all'opposizione. E voi avete fatto delle proposte sul lavoro, ma anche sulle messe, mi pare. Di che Guardi, noi abbiamo tratti? Fatto, Mario, proposte su tutte. Domani andrà in votazione anche il nostro emendamento, appunto, sul tema delle messe, appunto, della libertà di culto. Altra questione, è dovuta intervenire la CEI, sono dovuti intervenire ai massimi livelli del Vaticano, perché noi abbiamo ormai un governo che pensa di poter decidere della vita e della morte delle persone senza neanche confrontarsi con nessuno. Ma questo vale, voglio dire, per i vescovi, vale per i commercianti, vale per le imprese, vale per tutti. E noi, guardi, mi sono data questa regola. In questa emergenza, poiché è facile, come dice lei, stare lì e dire no, non va bene, però io mi sono data la regola. Non abbiamo mai fatto una critica senza fare anche una proposta. C'è una proposta di Fratelli d'Italia su qualunque cosa. Domani c'è in votazione il nuovo decreto? Ecco, ci sono in tutto 100 emendamenti, 50 sono di Fratelli d'Italia. Hanno detto anche okay. Che è diventata troppo istituzionale, l'hanno un po' accusata di essere diventata molto istituzionale. Ma guardi, mi accusano di tutto, a me di qualunque cosa mi accusano, nella stessa giornata mi accusano di essere troppo responsabile e irresponsabile, ma quando è così vuol dire che tu segui la tua linea e quindi va bene, chi se ne importa. Io mi do delle regole soprattutto con me stessa perché diciamo mi confronto molto con la mia coscienza, so che in questa fase... E diciamo, gridare è facile, provare a risolvere i problemi è più difficile. Però so anche, Mario, che delle decine e decine di proposte che abbiamo fatto, niente è stato approvato. Sa qual è l'unico emendamento di Fratelli d'Italia, l'unica proposta approvata finora dal governo? Quella che chiedeva di inserire Brescia tra le province più colpite. Se ne erano dimenticate. A proposito di problemi concreti, le faccio sentire il ministro Azzolina, ministro della scuola. L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe di su e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe in presenza. Cioè metà in classe e metà a casa. Poi però ha fatto mezza retromarcia, ha detto che era un'idea che non è ancora una vera e propria proposta. Ma lei sulle scuole cosa ne pensa? Verrebbe quasi da sorridere perché veramente se non ci fosse, non fossimo di fronte a una tragedia, tutto questo sarebbe estremamente comico. Però dico, ma a lei pare normale che noi abbiamo un ministro dell'istruzione che va in televisione e presenta delle proposte che poi tutti giustamente deridono, perché questa era una proposta da deridere, mi dispiace, e il giorno dopo dice no, ma era un'idea. Ma se è un'idea non la dire. Prima studia, verifica la praticabilità, confrontati e poi uno presenta quello che vuole fare quando ha un minimo di certezza, perché se tu arrivi e dici cose alla cieca, per chi ti guarda a casa, siccome fai il ministro della Repubblica, non fai che aumentare ansia e incomprensione. Ma lei le aprirebbe le scuole? Io non ho gli elementi per dire le aprirei subito le scuole, ripeto, perché comunque, diciamo, avendo il senso della misura, vorrei confrontarmi con qualcuno che sul piano del rischio di contagio ne capisca più di me. Direi che più prima si riescono a riaprire le scuole, meglio è. Se si può fare uno sforzo in questo senso, sicuramente, Mario, lo farei. Qual è il problema? La didattica a distanza non può essere una soluzione. Questo lo dobbiamo dire chiaro e tondo e le spiego perché. Perché non possiamo nasconderci che in Italia ci sono migliaia e migliaia di ragazzi che vivono in famiglie che non hanno internet e non hanno il computer. E siccome la scuola serve ad annullare le differenze sociali e non ad acuirle, immaginare di poter affrontare il futuro con la didattica a distanza nelle condizioni in cui sta l'Italia e stanno queste famiglie
è una follia e vuol dire non avere presente di quale nazione fa il ministro, chiaro? Quindi la proposta dell'Azzolina era ridicola. Onorevole Meloni, abbiamo ancora due temi importanti almeno, uno è la Cina e l'altro è l'Europa. Cominciamo dalla Cina. Noi abbiamo molto raccontato qui a Fuori dal Coro i silenzi, le mancanze e i ritardi nelle comunicazioni della Cina. Abbiamo anche fatto una intervista a Joshua Wong, che è il leader della protesta di Hong Kong, che ci ha detto fra le altre cose queste. Joshua, tu pensi che la Cina abbia mentito e stia ancora mentendo in merito alla pandemia? È assolutamente chiaro che la Cina mente relativamente alle persone morte. Senza trasparenza la Cina ha semplicemente permesso non solo che la pandemia si sviluppasse in Cina, ma anche che si estendesse ad altri paesi in tutto il mondo. Tu hai detto che l'Italia rischia di diventare una colonia cinese. Che cosa intendi? Chiedo agli italiani di credere nei valori della democrazia e della libertà. Considerando che la pandemia globale del virus è cresciuta a causa e per colpa della Cina, credo che sia ora il momento che il mondo si schieri dalla parte della democrazia. Questa era una parte dell'intervista a Joshua Wong, ma comunque mezzo, non soltanto lui, ma mezzo mondo, dagli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, stanno chiedendo alla Cina di fare chiarezza. L'Italia invece tace. Dovrebbe far sentire di più la sua voce, onorevole Meloni? Ma guardi, non solo l'Italia tace. Quando qualcuno di noi, lei lo ricorderà, Mario, fece presente che forse bisognava andare un po' fino in fondo per capire quale fosse la reale origine di questo virus. Tra le altre cose pubblicammo un servizio andato in onda sulla Rai nel 2015 nel quale si parlava di studi all'interno di un laboratorio cinese di un virus che era praticamente identico. Ma siamo stati accusati di fare fake news. Chiedemmo semplicemente di fare chiarezza, perché è ragionevole ritenere che tra le ipotesi in campo ci sia quella che il virus sia uscito da un laboratorio. Poi dicono no, è un virus naturale, potrebbe essere un virus naturale che si stava studiando in un laboratorio. Chi ha certezze, beato lui, io non ne ho, e penso che su un tema così importante bisogna andare fino in fondo. Quando l'abbiamo chiesto siamo stati linciati perché noi distribuivamo le fake news. Invece sa che cosa è accaduto? Che molte fake news arrivavano proprio dalla Cina su questo virus, non solo sulla sua nascita, ma sulla sua gestione. Perché il governo cinese, il regime cinese, sapeva del coronavirus molto prima di dirlo alle autorità internazionali. E per lunghe settimane anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui, diciamo, presidente è sospetto di particolare simpatia nei confronti della Cina, per settimane ci hanno praticamente detto che non c'erano certezze che il virus si potesse trasmettere da uomo a uomo. Poi ci hanno detto che gli asintomatici non erano contagiosi, poi ci hanno detto che le cose, che il virus non rimaneva sugli oggetti. Le fake news che sono state distribuite a partire da chi poteva conoscere meglio il virus, cioè proprio i cinesi, sono in buona parte la causa di molti dei nostri contagi, giusto? Certo. Spero che prima o poi la commissione per le fake news istituita dal governo italiano si rivolga verso queste materie a dirci perché hanno circolato notizie così false sul virus che di fatto non ci hanno consentito di gestirne adeguatamente la diffusione. Noi veniamo studiati come un modello, noi italiani, ma perché veniamo studiati come un modello? Perché lo siamo? No, semplicemente perché siamo i primi che hanno condiviso le loro informazioni sulla diffusione del virus, perché i cinesi non lo avevano fatto adeguatamente. Allora si può andare fino in fondo a questo tema? Penso che Fratelli d'Italia sia il primo partito, forse l'unico, che ha anche chiesto al governo italiano se intenda ragionare, per esempio, di chiedere conto alla Cina di tutto questo, di avviare, magari sentendo la comunità internazionale, anche un'azione per capire se ci siano state effettivamente delle responsabilità e se ci siano i margini per dei risarcimenti. Ma ovviamente, se ti permetti, soprattutto con questo governo, che con la Cina, come si sa, ha delle ottime relazioni, di entrare troppo nel tema,
E tu sei quello che diffonde le fake news. E va bene, noi continueremo a parlare senza diffondere nessuna fake news, ma cercando di fare chiarezza, perché è un tema su cui è necessario fare chiarezza. L'altro tema su cui è necessario fare chiarezza, ci siamo partiti, onorevole Meloni, e come promesso ci torniamo, è quello dell'Europa. Ora, ho fatto molto discutere un video, che so che lei ha già anche visto, del premier olandese che per strada dice così. Fallo sentire, Donato. Ce l'abbiamo la clip? Oh! Nee. Ik onthoud dit. Non dia soldi agli italiani, insomma, un atteggiamento un po' così. Lei mi diceva all'inizio che, partendo dalla notizia di oggi, che è quella per l'appunto che la Corte Costituzionale tedesca dice fra tre mesi di tempo per chiarire i soldi della BCE per l'acquisto dei titoli di Stato dei paesi in difficoltà, compresa quindi l'Italia, e quindi potrebbero chiudersi i rubinetti della BCE, che sono gli unici, seppur poco, aperti. Lei dice: io so già dove si vuole andare a parare. Cioè, lei mi sta dicendo: ci vogliono costringere ad aderire al famoso MES, il fondo di stabilirsi, salva stati, eccetera, eccetera, con o senza condizionalità, ma in cui le condizionalità spunteranno fuori per metterci, diciamo, nelle mani della Troica. Questo lei sta pensando? Allora, apro parentesi, al presidente olandese vale la pena di ricordare che a noi gli olandesi i soldi non ce l'hanno dati mai, e che casomai siamo noi che stiamo arricchendo l'Olanda con le imprese che non solo italiane ma anche di altra mezza parte d'Europa trasferiscono la loro sede legale, perché loro olandesi fanno concorrenza sleale verso gli altri paesi europei. Quindi non solo non dobbiamo ringraziare l'Olanda di niente, perché l'Olanda non ci regala un euro, ma sarebbe il caso che l'Italia ponesse in sede internazionale il problema di nazioni che ti fanno la concorrenza sleale dentro casa, chiaro? Per cui gli olandesi, per cortesia, le elezioni non ce le facciano. Noi siamo persone abituate a vivere dei loro soldi, del loro lavoro e del proprio sudore. Quindi semmai chiediamo semplicemente che non si faccia i furbi con noi italiani. Dopodiché, mi dispiace Mario, ma mi pare che si stia materializzando quello che denunciamo da tempo. Perché la Corte Europea, lei l'ha spiegato benissimo, la Corte Europea dice no al quantitative easing. Quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di il Stato, il famoso bazooka di Mario Draghi, è la cosa comunque migliore che l'Europa stia facendo. Secondo me ancora insufficiente, perché secondo me la BCE dovrebbe comprare titoli di Stato illimitatamente, mentre l'Unione Europea, la BCE ha previsto circa 750 miliardi, ma in ogni caso è una cosa importante e utile in questa fase. Apro, chiudo parentesi anche qui. Tutte le banche centrali del mondo stanno comprando titoli di Stato illimitatamente. La Bank of England, la banca inglese, certo, addirittura ha aperto una linea di credito diretta con il Tesoro britannico. Cioè, noi la banca centrale non ce l'abbiamo più, e quindi dovrebbe essere la banca centrale europea. Ma i tedeschi ritengono che invece la banca centrale europea sia roba loro. Se si chiude l'acquisto di titoli di Stato, ok, da parte della BCE, noi ci troviamo strozzati. Se noi ci troviamo strozzati, l'unica cosa che possiamo fare è accedere al fondo salva stati, non solo nella linea di credito per le spese sanitarie, o qualcuno pensa veramente che 36 miliardi ci risolvano il problema. Mario, ne abbiamo mobilità di 80 noi, con gli scostamenti di bilancio, quindi siamo i 36 miliardi che sembrano la panacea di tutti i mali, non sono la panacea di tutti i mali, sono un modo per facilitare l'ingresso al fondo salva stati da parte dell'Italia. Qual è il vero obiettivo della Germania? Perché il fondo salva stati? Perché il fondo salva stati ha le sue condizioni, che magari possono non essere per accedere, ma solo per la restituzione, perché sono prestiti, sti 36 miliardi non ce li regalano, ce li prestano, e quindi nel momento in cui ce li prestano, che poi ci prestano i soldi nostri, perché noi ci abbiamo messo 15 miliardi, loro dettano le regole. Quali sono le regole del MES? Sono avere una politica economica controllata da quello che ti dice il MES stesso. Da chi è gestito il MES? Sostanzialmente dai tedeschi. Qual è il grande obiettivo dei tedeschi? Guarda, è scritto in questi giorni su diversi quotidiani tedeschi.
nei quali il ragionamento che si fa è sempre lo stesso. Gli italiani hanno un altro alto debito pubblico, ma hanno anche un alto risparmio privato. Perché non si pagano il debito pubblico con il loro risparmio italiano? L'altro giorno, su un importante articolo di un autorevole think tank tedesco, si diceva: se gli italiani fossero stati tassati tutti dei loro patrimoni, per i loro patrimoni e per i loro risparmi tra il 14 e il 20%, il debito italiano sarebbe sostenibile. Ecco il grande obiettivo della Germania: arrivare a risparmi del 20%. Ma le Meloni è uno scenario apocalittico. Cioè, arrivano i tedeschi e rischiano una tassa sui risparmi del 20%. È uno scenario apocalittico, ma io ho il dovere di denunciarlo, perché io credo che questo sia un rischio reale che l'Italia corre. Mi assumo la responsabilità di quello che dico e spero che non arrivare mai a dover dire su questo lo avevo detto. Ma è la ragione per la quale per noi l'utilizzo del fondo salva stati è una trappola per topi. L'Italia non deve utilizzare questi soldi se non richiedere di avere indietro i 15 miliardi che ha dato al fondo salva stati, altrimenti siamo nella trappola, signori. Soprattutto abbiamo pochi secondi, che poi è un tassativo, e i famosi fondi ricovero, cioè i nuovi strumenti che dovrebbero essere presentati domani, che dovrebbero arrivare nel 2021. Che percentuale di fiducia che arrivano che possa funzionare? No, non sono ottimista, perché il punto non è riuscire a istituire un fondo. Certo, siamo tutti contenti se si istituisce un fondo. Il punto è come lo paghi. Certo. La differenza lo fa come lo paghi, perché se poi ci ritroviamo con un altro fondo salva stati, che ci faccio con recovery fund? Che a me il recovery fund interessa se è pagato con titoli di debito comune, i famosi chiamiamoli come fondo vogliamo. Fondo di ricovero. Ma non mi pare... Perché italiana, anche lì perché non mi pare che la Germania sia disponibile. No, il fondo di ricovero mi dà già l'idea di una cosa che esatto. Ha qualche sospetto. Io la ringrazio molto, onorevole Meloni, grazie, anche se insomma ci ha chiuso con uno scenario che ci fa un po' tremare. Vedremo come va a finire. Tra poco continueremo a parlare di economia, anche della cosa delle banche, di cui si parlava prima con l'onorevole Meloni, con delle storie e dei nuovi ospiti. Restate con me, contate fino a 60. 1, 2.